Sono 5.263 gli studenti candidati tra interni ed esterni, le commissioni 137. Questi i numeri della maturità a Taranto e provincia. Oggi la prima prova scritta, italiano, a partire dalle 8.30. La seconda prova è in calendario giovedì 21 giugno. Nei giorni delle prove scritte è confermato il divieto per i candidati di utilizzare cellulari, smartphone, PC e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l'esclusione dall'esame. Stamattina ci siamo recati dinanzi alle scuole. Come sempre, tanta l'attesa e soprattutto c'è stata ansia ma anche emozione. L'ansia è molta, ma siamo carichi, questi esami li passeremo come tante altre persone hanno fatto. In questa scuola i ragazzi stanno, c'è un gran fermento per questi esami, come può vedere. Vabbè, oggi relativamente poche, perché italiano, la batosta diciamo sarà domani e lunedì con la terza prova, però dai, ce la facciamo. Proviamo a dare il nostro meglio, è l'unica cosa che ci auguriamo. Lo scrittore Giorgio Bassani, scelto per una delle tracce, un brano del suo più famoso libro Il giardino dei Finzi Contini, pubblicato nel 62 da Einaudi. Poi la cooperazione internazionale per il tema storico con De Gasperi e Moro in particolare. Una poesia di Alda Merini è stata scelta come documentazione da utilizzare per la prova di arte. Il principio dell'uguaglianza nella Costituzione è stata la traccia di carattere generale della prima prova d'italiano della maturità 2018. Le tracce dei quattro saggi brevi, massa e propaganda nell'ambito storico-politico. In quello artistico-letterario la solitudine nell'arte e nella letteratura. Ambito tecnico-scientifico, il dibattito bioetico sulla clonazione e infine la creatività, dote di immaginare per l'ambito socio-economico.